La possibile eruzione del Vesuvio e il bradisismo di questi giorni, che sono due fenomeni e due aree diverse, fa scattare comunque il campanello d'allarme per eventuali evacuazioni. L'altro ieri mattina, infatti, si è tenuto un incontro sul tema presso il comune di Piedimonte Matese. Presenti la Fondazione Convivenza Vesuvio, il comune di Piedimonte Matese e successivamente quella di Gioia Sannitica e non ultima l'Associazione Matese in Movimento, promotrice del vertice attraverso il presidente Angelo Milo. Ma qual è stata la finalità dell'incontro e il presidente della Fondazione Vincenzo Coronato a spiegarcelo? La finalità dell'incontro di stamattina è perché la Fondazione Convivenza Vesuvio, lo dice già il nome, è quello lì di abituare a convivere con quello lì che è un'emergenza, tipo il Vesuvio, conviverci perché l'emergenza possa trasformarsi in una opportunità. Il tutto è un lavoro che è partito da lontano, quando praticamente è diventata su osservazioni della Fondazione, legge regionale che è la legge numero 13 del 13 ottobre 2008, dove la Regione Campania ha sancito che i cittadini vesuviani devono restare all'interno della Regione Campania. Ecco, diciamo questo percorso di stamattina, il vertice di stamattina che si è tenuto qui a Piedimonte Matese è mirato al comune di Piedimonte? Non solo al comune di Piedimonte, ma a circa 400 comuni di tutta l'area interna, dell'Alto Casertano, dell'Est Avellinese e Beneventano, del Sud Salernitano, perché si crei una familiarità attraverso delle esercitazioni annuali che coinvolgono almeno 40.000 persone residenti dal comune, che in un giorno raggiungono le destinazioni designate che il comitato strategico della fondazione ha indicato, in modo da intralciare il meno possibile l'allontanamento dall'area vesuviana e raggiungere e rientrare poi a casa la sera. Per concludere, quali saranno i comuni del Vesuviano che dovrebbe poi ospitare Piedimonte? Allora, è Ercolano e i due comuni diciamo che sono designati all'Alto Casertano sono Torre del Greco ed Ercolano. Ercolano nel caso di Piedimonte Matese. Abbiamo cercato di fare un carico di circa 10.000 persone per ognuna delle quattro province di accoglienza durante le esercitazioni e in caso estremo di massimo evento sismico di totale evacuazione massimo 150.000 per ognuna delle quattro province di accoglienza, perché il totale della popolazione vesuviana è stata censita per 600.000 persone, ma questo malauguratamente che è un caso che non si è mai verificato nella storia umana.